Spirito Santo è presente in tutti i battezzati, come è presente nei religiosi, nei sacerdoti, così è presente nel laicato. E quindi il nostro capitolo si mette in ascolto anche di voi laici e delle oblate, perché voi ci possiate arricchire, ci possiate aiutare a riflettere per vivere meglio. E allora presento la mia carissima collega, la madre Daisy, con la madre, poi vi mettete in piedi così tutti dicono, e la madre Antonia detta Pazienza, che rappresentano le nostre oblate di San Giuseppe. Molte grazie. Siamo felici anche perché ci sono delle coppie anche tra qui presenti, e dato che oggi abbiamo parlato della spiritualità, dei santi sposi, della famiglia, siamo orgogliosi per quello. Allora io vi presento i rappresentanti dei nostri aggregati, Thomas e Michelle Spencer. Allora loro vengono dalla California, sono aggregati. La California, se non sbaglio, ha quattro aggregati, e Thomas e Michelle sono genitori di un nostro confratello sacerdote e di un nostro confratello chierico, quindi anche vengono qui come genitori dei nostri confratelli. Presento poi la rappresentante dei laici dell'Europa, la signora Barbara Bordini. Rappresenta i laici del nord, del sud Italia e della Polonia. Presento anche la rappresentante dei laici dell'Asia, Africa e Oceania, la signora Assunzione Calano. Presento la coppia di sposi, o meglio la famiglia, è anche bella questa, la famiglia che rappresenta i laici del Sud America, del Nord America, Gerardo, Lulu e Gabi Ramirez. Gabi Ramirez è la loro figlia, lei è fotografa, sta fotografando. Presentiamo la rappresentante dei laici del Sud America, Perù, Bolivia e Brasile, la signora Edelvei Saavedra Santoro. Presento anche la rappresentante delle opere sociali marigliane, la signora Cinzia Bedini, i nostri laici volontari che aiutano nella congregazione di Roma. E poi presento il rappresentante dei giovani, ma viene a dare una testimonianza sulla sua esperienza di volontariato e di servizio civile, Domenico De Rubens. E presento anche un giornalista che lavora nel giornale Avvenire, che è il giornale dei Vescovi, lui anche responsabile della pagina di educazione, è il signor Lenzi Enrico. Il giornalista Lenzi è venuto perché lui ha già fatto un articolo su Avvenire, ne farà degli altri, ma soprattutto anche è venuto per fare delle interviste ai vari provinciali dove abbiamo le nostre scuole, dato che lui è il responsabile della parte delle scuole, quindi tra oggi e domani avvicinerà i provinciali dove abbiamo le nostre scuole per chiedere come va
tutta la pedagogia, anche perché oggi, in questi giorni, stiamo parlando della pedagogia marelliana. Quindi lui è qui in veste di giornalista di un giornale cattolico per parlare non solo del capitolo, ma anche di come gli oblati lavorano nel campo educativo. Allora, ancora una volta, benvenuti e possiamo dare inizio, do la parola al moderatore. Grazie. Si sente? Siamo molto contenti che siete con noi, carissimi laici, come ha detto il Padre Generale, anche perché, come si ricorda oggi, il lavoro evangelizzatore dei laici non è un aiuto ai preti, ma è una responsabilità che nasce del suo battesimo. Perché siamo molto contenti che siete con noi.